Ciao a tutti, sono Maurizio Cucchi, responsabile tecnico di Aten. Siamo qui a ISE Barcellona 2022, finalmente una nuova fiera in presenza. E vorrei presentarvi la nostra soluzione di conference Add-on Room. Abbiamo, come vedete, una soluzione completa qui da presentarvi. Un presentation switcher per gestire tutti i vostri segnali, i vostri ingressi, fare dello streaming. Abbiamo dei video extender per poter gestire e trasportare i nostri segnali video, quindi trasmettitori da incasso, trasmettitori classici, ricevitori di vario genere, tutti con tecnologia HD Base T. Abbiamo un controller per poter gestire il nostro presentation switcher, ma anche un nuovo controller rilasciato da pochi mesi per gestire tutto l'intero parco hardware della vostra installazione, quindi luci, tende, aria condizionata, prodotti Aten e non. Entro Natale verranno presentati anche i primi prodotti audio di Aten, quindi un amplificatore e due speaker, quindi si amplia anche il portfolio prodotti. E un altro nuovo prodotto che aspettavamo da tanto è il nostro pannello di prenotazioni sale riunioni, quindi un pannello da 10 pollici molto semplice, con la possibilità di gestire veramente in modo semplice tutta la prenotazione e la gestione delle vostre sale. Si potrà personalizzare interamente la vostra interfaccia, quindi aggiungere il logo della vostra azienda, mettere un background, scegliere il tipo di calendario che più vi piace, sincronizzare con l'Office 365 al momento, entro il mese anche con Google Workspace e con Exchange entro la fine dell'anno. POI, quindi non c'è bisogno di alimentazione, ma cosa più importante, non serve nessuna licenza aggiuntiva, quindi un prodotto che comprato è totalmente utilizzabile senza costi aggiuntivi. Allora, Aten sicuramente sta a un occhio di riguardo a tutta quella che è stata la situazione attuale che abbiamo vissuto, quindi continuiamo a creare nuovi prodotti per lo smart working, per aiutare l'attività quotidiana di ciascuno di noi, con piccoli KWM switch, con delle docking station sempre più all'avanguardia che ci consentono di veramente semplificare non di poco la nostra attività quotidiana. Anche un focus alla parte di sicurezza, quindi tutto l'ambiente militare, Secure KVM con nuove certificazioni, magari li vedremo in maniera più approfondita più tardi, e tutto la parte di creazione di contenuti, quindi dispositivi per lo streaming, sia audio che video, per aiutare gli streamer o anche il podcasting, quindi creazione di contenuti in generale. Finalmente dopo 2 anni siamo in una fiera live, una location nuova per una fiera che è sempre stata ad Amsterdam, quindi una nuova partenza, una nuova ripartenza dopo 2 anni tutti fermi e tutti chiusi in casa, direi ottima partenza. Abbiamo avuto fin da subito ieri, da 10 minuti dopo l'apertura, avevamo già i primi clienti allo stand, si sente proprio la voglia delle persone di ricominciare, di rincontrarsi faccia a faccia, di rimettersi in gioco, di ripartire, proprio si ha questa sensazione. E una grande attenzione verso quelle che sono le nuove tecnologie e la volontà di essere presenti e di essere attivi in questa evoluzione. Grazie.